Batta e a tutti ciurma e benvenuti da Giacherini in questo nuovissimo episodio su 60 Seconds. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dalla nostra carissima famiglia che vive un tremendo olocausto atomico. Siamo riusciti incredibilmente ragazzi per la prima run ad arrivare al giorno 38. Anche se non ho la minima idea di quanto ancora riusciremo a sopravvivere raga, perché abbiamo praticamente finito il cibo. Abbiamo mandato l'ultima volta tipo in missione tra virgolette la nostra Shrek, sulla quale contiamo tantissimo, sperando che possa tornare con qualche provvista. Insomma, per quanto riguarda gli altri, stanno cercando soltanto di sopravvivere, almeno per adesso. Vediamo se ci riusciamo, anche perché ormai ragazzi tutte le cose che avevamo a disposizione sono tipo spaccate, o la cara Apocalypse le ha spaccate quando l'ho mandata in spedizione. Niente, vediamo che succede. Abbiamo accettato volentieri di fare la loro richiesta. Ci ricordiamo ragazzi che c'erano due tipi che tipo ci sorvegliavano e che ci hanno detto che facevano parte di non so che cosa, e quindi hanno detto se ci aiutate poi vi faremo avere delle ricompense eccetera. Ci hanno ringraziato per aver fatto il nostro dovere civico e ci hanno promesso che sarebbero ritornati presto con altre informazioni. A noi non ci interessano le informazioni, però ci interessa la zuppa di pomodoro. Shrek è uscito all'esterno, speriamo che torni presto. Timmy ragazzi è guarito, ci ricordiamo che si era tipo ammalato, però ha fame e sete. Dolores ha fame e sete, questa c'ha sempre fame e sete. Ted sembra molto debole, se oggi non mangia qualcosa potrebbe finire male. Hanno tutti fame e sete ragazzi, e c'è rimasta praticamente una sola razione di cibo. Direi di darla a Ted e di dare agli altri un po' d'acqua. Tanto qua l'acqua ce l'abbiamo in abbondanza, no? Chi se frega. Non è né il momento né il luogo migliore per fare progetti per il futuro, ma è più forte di noi. Ci chiediamo tutto il tempo cosa fare di fronte a questa situazione disperata. La nostra casa sarà ancora in piedi? Oppure dovremo spostarci in un luogo abbandonato da Dio? Come Toronto? Ma perché si sono fissati con Toronto? Questo non l'ho capito. Andiamo avanti, vediamo che cosa succede. Shrek non è ancora tornata ragazzi. Qua la stazione si fa più tragica ogni ora che passa. Forse sarebbe meglio programmare i nostri viaggi dopo essere usciti da qui. Ragazzi hanno tutti fame, non possiamo farci niente perché non abbiamo più niente da mangiare. Io spero che non arrivino tipo all'idea di mangiarsi Bomba, perché Bomba non si tocca ragazzi. Ho capito che la fame fa brutti scherzi, però cioè Bomba non si tocca. Ok. Se ora Bomba considera il rifugio casa sua, sarebbe meglio provare ad andare d'accordo. Potremmo cercare di portarlo in giro e accarezzarlo sulla testa. A tutti i gatti piace essere coccolati e si spera che Bomba non sia un'eccezione. Altrimenti ogni tentativo di toccarlo potrebbe causare la nostra morte prematura. Dovremmo provare a giocarci insieme? A questo punto sì. Mi auguro che non sia tipo un gatto killer o una roba del genere, tipo Cazzilla del topolino sotto sfratto. Vediamo che succede, incrociamo le dita. È tornata Shrek! Fermi tutti, Bomba sta bene, sono tutti sani. Vediamo cosa è successo. Non c'è cibo comunque. Il gatto è scappato dal nostro abbraccio caldo e accogliente ed è balzato dall'altro lato del rifugio, facendo anche cadere una bottiglia d'acqua. Hello darkness my old friend. È andata in pezzi e per terra è rimasta una pozza sporca. Come ricordarci le scelte opinabili che ci hanno portato a questo momento? Ok, non accarezzerò mai più Bomba. E noi ci abbiamo provato, ci ha rotto pure la bottiglia d'acqua. Meno male che avevo detto che acqua ce n'avevamo in abbondanza. Ed è il karma. Quella missione di ricognizione è stata una faccenda rischiosa. Siamo dovuti passare per quartieri che erano pericolosi anche in tempi migliori. La zona era piena di bande di cani e di gatti mutanti che combattevano tra di loro armati fino ai denti. Wow, non me la vorrei perdere per nulla al mondo una scena del genere. Siamo riusciti a uscirne vivi per un pelo, ma gli agenti sembrano apprezzare i nostri sforzi. Per apprezzare meglio i nostri sforzi avrebbero potuto darci qualcosa da mangiare, per esempio. Invece no. Speriamo che valga la pena eseguire queste missioni. Al nostro secchio servirebbe proprio una miglioria e ci aspettiamo che il rifugio governativo abbia un bagno fantastico. Magari anche una vasca idromassaggio. Beh sì, certo, magari anche il massaggiatore che ti fa il massaggio shatsu, no? Shrek si è ferita, ragazzi.
Perfetto, quindi non è tosta come pensavamo. Allora, Dolores sarebbe dire Apocalypse, non ha più forze. Se stasera non mangia potrebbe non farcela fino a domani, ragazzi. Ho la pessima sensazione che abbiamo ancora... No, non ce l'abbiamo più, infatti, il medicinale. Ho la pessima sensazione che ci stiamo dirigendo verso la fine. Non abbiamo niente cibo, non ci possiamo fare niente. Organizzare una spedizione è che non so se... resisteranno fino a quando qualcuno torni. A te, Apocalypse, fuori non ti ci faccio andare più. Anzi, forse è il caso. Dici che è in ottima forma. Un attimo fa stavo morendo di fame. E invece ci manderò proprio Dolores, ragazzi. Fermi tutti. Tutti quanti a proteggere la porta. Ci sono delle persone dall'altra parte che non hanno buone intenzioni. Diciamo che sono arrivati da soli 5 minuti e ci hanno minacciato di morte almeno 17 volte. Ci dobbiamo preparare perché potrebbero forzare la porta da un momento all'altro. Meno male che c'ho il lucchetto. La chiudiamo così. Perché madre mia, raga, cosa ha Lerch? Ha un colorito davvero pessimo. Stavolta siamo riusciti a battere i banditi, ma non è detto che non ritornino. Dobbiamo essere pronti in ogni momento. Non credevamo che un piccolo lucchetto potesse fermarli, e invece si è rivelato sufficiente a scoraggiare gli invasori sconosciuti. A quanto pare ce l'hanno messa tutta, ma alla fine hanno rinunciato e sono andati via. Peccato per il lucchetto, che non è più utilizzabile. Vabbè, tanto qua ogni volta che usiamo qualcosa si spacca. Dobbiamo pensare ad altri metodi per tenere lontani i banditi e i barbari assetati di zuppa. Che zuppa, che non abbiamo manco una goccia di sprisciata di pomodoro qua. Ok, Timmy e Dolores e Apocalypse, continuo a chiamarla Dolores perché effettivamente il suo nome la rispecchia. È proprio un dolore, lei, un dolore vivente. C'hanno sete. Ted si è ammalato, raga, perfetto. Lerch, Dolores e Timmy hanno sete. Direi di dare loro da bere. E niente, Lerch si è pure ammalato. Siamo proprio a posto. Cara Dolore, direi che puoi andare là fuori da sola senza alcuno strumento. Mi fido di te e delle tue capacità. Sì sì. Mazza. Ah, Ted, ti prego, non ci abbandonare, eh? Cerca di restare, eh? Adesso, ovviamente, è venuta sete anche a Shrek. Diamole una goccia d'acqua, madre mia. Fintanto che cibo e acqua non ci manca, non possiamo rimanere qui, ma non per sempre. Ancora! Con sta caspita de radio! In che lingua malefica del mondo te lo devo dire che si è rotta! Un'altra giornata. Cercando di sopravvivere, secondo me qualcuno morirà di fame, raga. Secondo me qualcuno morirà di fame. Per mantenerci aggiornati sui comunicati di emergenza della nostra zona dobbiamo assolutamente Ah! Idale con sta caspita de radio. Sono tutti affamati e non ci possiamo fare assolutamente niente. Ui! Ecco qua, mi sa che siamo alla fine, raga. Attenzione, più persone stanno cercando di fare irruzione nel rifugio. Faremo meglio a prepararci se non vogliamo morire o peggio. E non ci possiamo fare niente, anche perché Lerch, una delle ultime volte che l'avevo mandato fuori col fucile, il fucile ovviamente l'ha spaccato, tanto per cambiare, no? È ovvio, ci possiamo fare proprio niente di niente, ragazzi. Che fine ha fatto Shrek? Dov'è Shrek? I nemici sono piombati nel nostro rifugio, ma invece di prendere le nostre provviste, che non ne abbiamo, hanno afferrato Shrek. Certo, hanno visto quella più in carne, quindi se sono cannibali hanno fatto l'affare del giorno, in pratica. Lei ha ingaggiato una lotta a colpi di furiosi morsi. Vedete che c'ho ragione, quella sì che è una guerriera. Speriamo non le facciano del male. No, dobbiamo sperare che loro sopravvivano a Shrek. Zuh! Niente, entrambi hanno sete. Io gli darei dell'acqua. Shrek è andata, ragazzi, mi sa. È molto facile trasformare piccole discussioni in tragedie, specie in spazi così ristretti. Stavamo chiacchierando e però improvvisamente abbiamo preso a urlarci contro. Spero che questo brutto periodo passi in fretta. Ai ai ai, non vi fate venire in mente idee strane, eh? Dolores. Ai 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 ai, vedrai che morirai, ai ai. Merda, lo sapevo, raga. Non si può sopravvivere per molti giorni senza mangiare. Ted era forte, ma anche il suo fisico ha ceduto. È morto di fame. Timmy non si sente molto bene. Morirà anche lui di fame, ragazzi. Come avevo previsto.
Dopo il successo dell'ultima missione è evidente che siamo affidabili, poiché gli agenti sono tornati con un'altra richiesta. Dobbiamo essere generosi e fornire un paio di barattoli di zuppa o qualche bottiglia d'acqua per un agente sul campo. Loro si occuperanno della consegna. In cambio ci daranno una bella pacca sulla spalla. Se sto caspita, scusa che siamo fessi fino a sto punto. Niente, è andata raga, anche perché Dolores non ha mai fatto ritorno. Shrek è andata, il povero Timmy come fa? Non gliele daremo altre, perlomeno non stavolta. Di tutti i posti in cui potevamo morire, questo è probabilmente il migliore. O anche no. Sopravvissuti per 46 giorni. Che ce dobbiamo fare, ragazzi? Ah, ok, Dolores è stata catturata, quindi. Poco da fare. Ai. Se rimane uno dei due ragazzini da solo, ragazzi, è praticamente impossibile che possa sopravvivere. Ci deve essere sempre un adulto. Quindi, essendo morto Lerch, Dolores è stata catturata come una deficiente. Non c'è più niente da fare. È andata così? Ah. Mannaggia la pupazza, siete morti, che bello! Spedizione di successo 8 su 9, che scherziamo? Niente raga, è andata così. E allora raga, a parte tutto, a parte gli scherzi, io sto gioco lo trovo fantastico e penso che appena sarà possibile lo continuerò, perché è troppo, veramente troppo interessante. Anche perché poi ogni volta la storia può cambiare, quindi veramente fighissimo. Stavolta insomma non siamo riusciti a sopravvivere più di così, perché comunque le spedizioni dal punto di vista delle provviste, ragazzi, non sono state fruttuose. Ci hanno dato soltanto acqua e sappiamo benissimo che solo l'acqua non si può campare, ragazzi. Quindi è andata come è andata. Questo video termina qui, grazie a tutti. Un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi. Ciao.